Amici del Pallone Sotto la Mole, chi è lei? Chi è lei? Un personaggio che spesso divide. Croce o delizia? Angelo o demone? Dipende da voi, scrivetemelo qua sotto. Allora, vi farò vedere due video. Inoltre, vi volevo dire, lasciate un like e mettete il segui. E se volete comprare qualcosa da AliExpress, andate nel commenti sotto o nella descrizione del video, cliccate sopra e voi avrete uno sconto e io avrò una percentuale su quello che comprate. Ok? Vai col video. Selvaggia Lucarelli è una figura poliedrica nel panorama mediatico italiano, nota per il suo ruolo di giornalista, opinionista e giudice televisiva. La sua personalità schietta e le opinioni spesso controcorrente hanno suscitato reazioni contrastanti nel pubblico. Molti riconoscono in Lucarelli una voce autentica e coraggiosa, capace di affrontare temi delicati con ironia e profondità. La sua capacità di esprimere opinioni forti e di non avere paura di dire ciò che pensa la rende una figura di spicco nel panorama televisivo italiano. Al contempo, alcuni la percepiscono come provocatoria e talvolta eccessivamente critica. Le sue prese di posizione, soprattutto in programmi come Ballando con le stelle, hanno generato dibattiti accesi. Ad esempio, la sua analisi sulla vittoria di Luisella. Costamagna nel 2022 ha sollevato polemiche tra i giudici e sui social. Lucarelli è stata coinvolta in diverse controversie mediatiche. Recentemente ha criticato la classifica di Forbes sui migliori ristoranti italiani, accusandola di mancanza di trasparenza e raccogliendo testimonianze di ristoratori che denunciavano richieste di denaro per comparire nella lista. In sintesi, Selvaggia Lucarelli è una figura che divide l'opinione pubblica, da un lato ammirata per la sua autenticità e il coraggio di esprimere le proprie idee, dall'altro criticata per un approccio talvolta percepito come troppo diretto o polemico. Selvaggia Lucarelli nasce il 30 luglio 1974 a Civitavecchia, in provincia di Roma. Dopo aver conseguito il diploma presso il liceo classico Padre Alberto Guglielmotti, si avvicina al mondo del teatro, esordendo nel 1998 con la commedia Porci e Bugiardi di Antonio Giuliani. Successivamente recita in Pensaci Giacomino di Luigi Pirandello e collabora con Max, giusti in spettacoli come Un pesce fuor d'acqua e Il grande sfracello, una parodia del Grande Fratello che riscuote particolare successo. Nel 2002 Selvaggia apre il blog Stanza Selvaggia, dove condivide riflessioni ironiche e satiriche, attirando l'attenzione di testate come Il Tempo, Max e Libero. La sua crescente popolarità la porta in televisione, come opinionista in programmi, come L'Isola dei Famosi nel 2003. Nel 2004 debutta come conduttrice radiofonica con Dietro le Quinte su Radio 2 e affianca Michele. Mirabella Incominciamo Ben Estate su Rai 3. Nel 2006 partecipa come concorrente alla Fattoria, condotto da Barbara D'Urso. Dal 2016 è giudice fissa di Ballando con le stelle, consolidando la sua presenza nel panorama televisivo italiano. Sul fronte personale, Selvaggia ha una relazione di 7 anni con Max Giusti. Nel 2004 sposa Laerte Pappalardo, figlio del cantante Adriano Pappalardo, e nel 2005 nasce il loro figlio, Leon. La coppia si separa nel 2007, successivamente ha una relazione con il cantante Morgan. Nel 2009, dal 2016, è legata allo chef e food blogger Lorenzo Biaggiarelli. Nel 2021 affronta la perdita della madre Nadia, malata di Alzheimer e colpita dal Covid-19. Nel 2023 pubblica il libro Il vaso di Pandoro, ascesa e caduta dei Ferragnez, analizzando la parabola mediatica di Chiara Ferragni e Fedez. Mettete un like e un segui per scoprire altre novità, sotto la mole.